laterale, prova a girarsi Giallungo, si ferma il pallone, il palo questa volta invece salva Salzo. Ancora Turi per Davino, ci prova adesso il tentativo, la rasoiata al diagonale fondi con Di Maio, pallone soffiato da Davino che ci prova, non c'è Giallungo, costretto a cedere il pallone all'indietro per Di Maio, subito adesso al centro con Cibelli che prova a scambiare il pallone, pallone sporcato, arriva anche il primo angolo, è Atturi più lesto di lui, lo scambio con Davino non va a buon fine, rimane il pallone, c'è il vantaggio dell'Ele Nettuno, si sblocca il risultato con Valerio Atturi che va a sbloccare quindi il risultato, l'Ele Nettuno 1 bis Fondi 0, squadra ospite, adesso ci prova Iannitti, il diagonale, Giallungo, scusate Lograsso con i piedi per Di Maio, colpo elegante, pallone perso comunque dalla squadra ospite Atturi, adesso lo perde l'Ele Nettuno, Paparello con Cibelli che ci prova con la possibilità del retropassaggio all'indietro, ci prova adesso Di Maio, non è cambiato dall'inizio, adesso anche Giallungo si gira, Armando quest'oggi, tre assenze molto importanti e c'è il pareggio, pareggio di Iannitti al 22esimo, ancora fasi coincidenti di questo confronto, adesso il tiro sulla doppia ribattuta, non lascio fare il pallone subito in avanti, sporcato adesso da Cibelli, l'unico disimpegno sbagliato e c'è il gol del vantaggio al 27esimo, Giallungo, casa Davino, finisce a terra, c'è il tiro libero, commesso il fallo da Fiorenza all'indirizzo di Iannitti, ci sarà Paparello alla battuta e parte così il tiro, sembrava trattenere Lograsso e invece il gol di Paparello, quindi torna in parità il match, secondi 30 minuti di questa frazione di gioco, ricordando che il risultato maturato nel primo tempo 2-2 tra l'Ele Nettuno e Vis Fondi nel 1 con Catalano, lo scambio con Giallungo dà la possibilità a Catalano di andare a cacciare il primo tentativo, il pallone in rete adesso proprio in questo istante, il colpo sembrava terminare fuori invece ha toccato il palo e c'è il vantaggio, l'Ele Nettuno con Atturi subito in avanti con Capitan Tinae che tira il diagonale, ha alzato il pallone, Belli chiamato in causa solo, prova il tiro, volo plastico da parte di Lograsso, palla che si alza, ora la vis con Amarante, il tiro, il palo e Giardino da Davino, ha la possibilità per la battuta a rete, è sporcato anche da Cibelli e c'è del calcio di rigore, c'è Tinari vicino al pallone poco più indietro, Giallungo parte il fischio, parte anche Giallungo, il tiro rimette in movimento Atturi che è avanzato nel frattempo e c'è il tiro, il diagonale da parte di Giallungo a cui era stato restituito, lì ci prova con la sua conclusione, pallone perso, Lograsso secondi Atturi adesso il pallone arriva al primo accede alla semifinale andando a scontrare l'Udinese prima dopo aver battuto la Vis Fondi per 4-2.